Carissimi amici e amiche, siamo insieme questa sera nel mese di maggio per una nuova puntata del ciclo di catechesi della Madonna degli Scritti di Maria Valtorta, appunto che capita in questo mese consacrato a Maria Santissima, ecco, un mese in cui non sarebbe una cattiva idea fare una catechesi al giorno di questo meraviglioso argomento, anche perché, scusate, come sappiamo, questi scritti ci presentano un'immagine della Madonna viva, quasi palpabile, quasi toccabile, ecco, che ce ne dà una rappresentazione molto, molto, molto vicina, molto bella, ecco, a tratti anche commovente, anche questa sera, se Dio vuole, nel punto in cui siamo arrivati, avremo certamente delle cose molto, molto molto toccanti da ascoltare. Allora, siamo nell'ampia sezione dedicata, come sappiamo, all'Immacolato Concepimento. Questa è la quarta parte, quindi il quarto paragrafo. E la volta scorsa abbiamo visto i fondamenti dell'Immacolato Concepimento. Oggi vedremo, e non so se riusciamo a finirlo, sicuramente in parte, le conseguenze dell'Immacolato Concepimento, cioè quali sono state le conseguenze sull'anima, sulla vita di Maria, di questo dono straordinario che gli è stato fatto da nostro Signore. Sappiamo che l'Immacolata Concezione è un dono straordinario e un miracolo che l'Altissimo ha voluto fare per la Madonna e, in un certo senso, certamente da intendere bene, ha dovuto fare perché se non c'è un intervento esplicito, diretto di Dio, miracoloso, quindi tale da fermare questa trasmissione, è impossibile che un essere umano che nasce come nasciamo noi esseri umani, cioè da umano coniugio, quindi da concepimento derivante da quello che sappiamo, è impossibile che non sia infettato dal peccato originale. Noi dobbiamo sempre pensare che, se vogliamo solo un'immagine oggi noto alle categorie scientifiche moderne, è come se Adamo ed Eva ci avessero una malattia genetica di quelle che si trasmettono, come dire, infallibilmente col concepimento, e quindi inevitabilmente c'è una catena di infettati inguaribili, d'accordo? Quindi, perché questo non avvenga, c'è bisogno appunto di un miracolo, di una interruzione nella catena di trasmissione. Ora, cosa ha comportato questo nella persona della Madonna, anche queste cose che vedremo. Allora, da un punto di vista, diciamo così, di idee e da un punto di vista di concetti teologici, sono esattamente quelli che la Chiesa insegna per la Madonna e per la condizione di immunità del peccato originale. Come sempre, qui li vedremo, come dire, esternati, rappresentati al vivo in alcune caratteristiche della vita della Madonna, fin da quando era bambina. Ripeto che si tratterà di realtà oltremodo belle e commoventi. Allora, le conseguenze, sto leggendo nel testo del Roschini, ricordo sempre che stiamo seguendo il testo scritto e redatto dal più grande mariologo del secolo scorso, insomma, quindi non l'ultimo della classe, ecco, che ci ha messo la sua autorità, ecco, sopra le cose che ha scritto questa straordinaria mistica. Quindi questo ricordiamolo sempre, quindi non è una lettura, come dire, spuria, è una lettura che si fonda sulla dottrina e l'autorevolezza di questo straordinario teologo che, ripeto, per chi non avesse sentito le puntate precedenti, su questo testo ci ha fatto i corsi di Mariologia nell'Università Teologica da lui fondata, che è il Marianum. Basta leggere, insomma, la prefazione a questo testo, no? Quindi era un uomo che la teologia cattolica conosceva molto bene, la Mariologia altrettanto. E ripeto che il compito di questo scritto è semplicemente fare un trattato di Mariologia totalmente ortodossa e mostrare come gli scritti di Maria Valtorta mostrano i dogmi e le verità mariane. Poi se uno ci crede o non ci crede, capito? Cioè, è un fatto completamente accessorio, d'accordo? Quindi
È un qualcosa di più, quindi è un vedere vivi dogmi e verità di fede. Se qualcuno non gli piacciono, non gli interessano, come già sappiamo, già detto da tante volte, questa è una mistica non ancora canonizzata, non li ascolta, non succede assolutamente nulla. Quindi, quindi questo per ogni tanto fa bene ricordarlo. Allora, quali sono le tre prerogative di un'anima non concepita, non macchiata dal peccato originale e quindi dell'anima di Maria Santissima? 1. L'uso anticipato della ragione. Cose che evidentemente, queste cose che ebbe Maria, evidentemente le ebbe anche il nostro Signore Gesù Cristo nella sua santissima umanità, questo insomma non serve dirlo, però lo diciamo ad abbondanza, ma no? Uso anticipato della ragione. Immunità dal fomite della concupiscenza e immunità da qualsiasi ombra di peccato attuale. Queste verità non sono contestabili, diciamo così, da un punto di vista cattolico, quindi chi le contesta non è in comunione con la Chiesa cattolica. Per carità, i fratelli separati, i protestanti, o anche gli ortodossi non so che cosa pensano, gli ortodossi non riconoscono il dogma dell'Immacolata, ma non so che cosa pensano, non sono un esperto, diciamo così, di teologia ecumenica, no? So per certo che non riconoscono i dogmi dell'Immacolata e dell'Assunzione, non li hanno riconosciuti. Quindi, però, qui stiamo muovendoci chiaramente su un sacerdote della Chiesa Cattolica, nell'ambito della Mariologia Cattolica. Questo è un professore di Mariologia Cattolico, d'accordo? Ecco. Allora, l'uso anticipato della ragione. Leggo il testo. Nel primo istante dell'esistenza di Maria, oltre all'aspetto negativo della sua santificazione, cioè l'immunità dalla colpa originale, questo è l'aspetto negativo, quindi niente peccato originale, vi fu anche l'aspetto positivo, cioè sono due cose che vanno sempre insieme, no? L'infusione della grazia santificante. Applicate queste cose al sacramento del battesimo, noi le riceviamo quando siamo battezzati. Abisso, eh? Quindi ci viene tolto il peccato originale, invece la Madonna è stata preservata e ci viene infusa la grazia santificante, evidentemente in un grado molto minore rispetto a chi la macchia del peccato originale non l'ha contratta. In che modo la Vergine ricevette la grazia, ossia fu santificata? Io e te, quando siamo stati battezzati, abbiamo ricevuto la grazia, ma non credo che qualcuno si ricordi di aver ricevuto la grazia santificante. Se se lo ricorda, beato lui, insomma. Sto giocando un pochino, no? Allora, la Madonna, punto interrogativo, qui prima di Maria Valtorta, prima di Roschini, basta leggere per esempio un Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nelle Glorie di Maria, cosa dice circa l'uso immediato del libero arbitrio da parte della Madonna e con lui tutta quanta la tradizione teologica doc cattolica. Attenzione che Sant'Alfonso, oltre ad essere un grande devoto della Madonna, è un dottore della Chiesa, oltre che santo canonizzato. Ma in che modo la Vergine ricevette la grazia, ossia fu santificata? Come i bambini, cioè inconsciamente? Oppure come gli adulti? Se viene battezzato un adulto, non riceve la grazia inconsciamente. Un adulto deve fare la professione di fede, deve fare la rinuncia al diavolo. Forse non sente niente nel cuore, perché la grazia non è un problema di sentimento, ma certamente la riceve in maniera consapevole, non come un bambino. Allora, e la Madonna che è stata presantificata, sta grazia l'ha ricevuta in maniera incosciente come i bambini o come gli adulti, ossia coscientemente, mediante l'uso anticipato della ragione, cioè esercitando atti di fede e di amore. Secondo l'opera della Valtorta, evidentemente conformemente alla fiorfiora della tradizione cattolica, Maria Santissima ricevette la grazia in modo cosciente, mediante l'uso anticipato della ragione. Mia madre, dice Gesù alla veggente, amò Dio da quando fu concepita. In una copia dattilo scritta è ulteriormente specificato, essendo piena di grazia, punto. Ora la grazia è amore, è sapienza, è tutto. E Maria, avendola piena, amò da quando ebbe l'anima. Torniamo indietro.
Ho detto, così spiega Gesù stesso, Maria amò da quando fu concepita. Cosa è che dà allo Spirito luce e conoscenza? La grazia. Cosa è che leva la grazia? Questo è proprio catechismo della Chiesa Cattolica, proprio facile facile. Il peccato d'origine e il peccato mortale. Maria, la senza macchia, non fu mai priva del ricordo di Dio, della sua vicinanza, del suo amore, della sua luce, della sua sapienza. Ella poté perciò comprendere e amare quando non era che una carne che si condensava intorno ad un'anima immacolata che continuava ad amare. Anche qui, a corollario, c'è una nota su un foglio aggiunto alla copia da tiro scritta dove si leggono. Adamo ed Eva, dal momento che furono creati, ebbero la capacità di amare per Dio per conoscenza delle sue perfezioni. Quindi perché ne conoscevano le perfezioni. La grazia e gli altri doni ricevuti in un con la vita li facevano capaci di ciò. Maria, piena nell'anima di grazia, amò con il suo spirito purissimo da quando la possedette, precorrendo il tempo in cui, con tutta se stessa, dotata di tutti i doni divini, dati con pienezza e sovrabbondanza, in vista della sua futura missione e della sua perfezione, avrebbe amato con tutta la sua mente, il cuore e le sue forze. Questo precoce potere di amore non deve stupire se si medita il Vangelo di Luca, nel capitolo 1, versetti 44 e versetti 15, laddove ha detto che il Battista, chiuso nell'utero materno, ma presantificato, ossia mondato dalla colpa originale e quindi reso straordinariamente intelligente di quell'intelletto fatto perfetto dal dono di scienza proporzionato alla condizione di creatura elevata all'ordine soprannaturale, riconobbe, esultò, amò, adorò il suo Signore chiuso nel seno di Maria, confermando le parole dell'arcangelo Gabriele a Zaccaria. Giovanni sarà ripieno di Spirito Santo fin dal seno materno. Quindi è bellissimo questo argomento, diciamo così, teologico, no? Cioè, se il Vangelo di Luca, prima che la tradizione dei santi e dei dottori, ci dice che al saluto di Maria Elisabetta fu piena di Spirito Santo e il bambino le sussultò nel grembo e l'arcangelo Gabriele aveva detto sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, cosa è successo? Non subito, non appena concepita, sappiamo benissimo che Santa Elisabetta aveva 6 mesi di gravidanza alle spalle durante l'Annunciazione, poi il tempo che la Madonna raggiungesse il luogo dove stava, quindi non era proprio, però è un fenomeno di presantificazione di un infante nel grembo di Maria, fondato, appoggiato su dei passaggi evangelici, quindi che fanno parte della rivelazione neotestamentaria scritta. Ecco, quindi questo è fondamentale. Proseguo la lettura. Nella sua umiltà, lei non sapeva di possederla la sapienza da prima di essere nata, e che l'unione con la sapienza non era che un continuare i divini palpiti del paradiso. Anche qui, attenzione, così è notato su copia da tiro scritta, quando Dio creò l'anima di Maria. Cioè, noi sappiamo che Dio crea, l'anima non esiste prima. Dio crea l'anima, purtroppo queste sono tutte quante cose che noi non ne abbiamo la minima percezione, il minimo ricordo, sono cose che apprendiamo, ma sono completamente fuori della nostra portata, non ne abbiamo nessun ricordo, sono completamente cadute nell'oblio. Perché? Perché questo è un modo con cui indirettamente comprendiamo la serietà. E come dire, l'estrema serietà e l'estrema gravità dell'essere contagiati subito dalla colpa originale. Nei tempi in cui viviamo, questa cosa non è molto. Già il peccato originale è un grandissimo mistero, d'accordo? Come tutti i misteri della fede, cioè nella fede non è che ci sono cose che non siano misteri, so tutti i misteri, per cui vuol dire che noi capiamo qualcosa, definiamo qualcosa. Ci si fa chiaro qualcosa, l'essenziale, i contorni restano sempre sfocati, indeterminati, perché qui stiamo parlando di cose che ci trascendono.
tutta la rivelazione, tutto ciò che riguarda Dio e ciò che ha rivelato, trascende l'uomo, è alla nostra portata perché è di per sé intellegibile, ma è fondamentalmente trascendente. Quindi intellegibile, ma non comprensibile nel senso etimologico. Comprendere vuol dire che ho capito tutto, è tutto chiarissimo come il sole a mezzogiorno. No, le cose, nessuna delle cose della fede è così, d'accordo? Nessuna. Però sono intellegibili. Allora, noi purtroppo non abbiamo nessun ricordo. Nessuno. Platone vagheggiava, sognava, diciamo così, che l'anima ricorda la sua preesistenza, cosa che non sia vera, insomma, nell'altro mondo. Fuorviava alcuni aspetti, diciamo così, proprio dell'intelletto umano, dandogli quella lettura, ma non è così. Però per la Madonna non è stato così. Quindi è una sorta, quello che qui si legge, di reminiscenza della sua origine, non essendo intercorsa la macchia della colpa d'origine, in qualche modo la conservava. Ecco perché continuava i divini palpiti del paradiso. Si potrebbe azzardare di pensare, come dire, indirettamente da questo passaggio. In quel nanosecondo in cui la mia e la tua anima, è proprio un nanosecondo, lo chiamiamo così, che qui che intercorre tra l'atto creativo con cui Dio la crea, il momento in cui si va a, come dire, a scendere in quello che noi sappiamo oggi essere dalla scienza, lo zigote, quindi i due gameti maschile e femminile che diventano questa cellula nuova. Avremmo fatto anche noi un atto d'amore di Dio, speriamo, insomma, solo che ne abbiamo completamente perso la percezione. Queste sono, come si possono chiamare, divagazioni oniriche, d'accordo? Ecco, sarebbe bellissimo aver fatto subito almeno un atto d'amore appena usciti, pensiamo insomma a quelle povere disgraziate, insomma, di anime che vanno a fare una brutta fine, almeno un atto d'amore, pure se non se lo ricordano più, verso colui che se lo merita tutto, il nostro amore l'hanno. L'avrebbero fatto almeno in questo modo, no? Torniamo agli scritti e lascio stare queste, ripeto, divagazioni oniriche. Allora, lei non sapeva questo, dice però, non poteva immaginare questo. E quando nel silenzio del cuore, adesso vedremo alcuni passaggi, Dio le diceva parole sublimi, ella umilmente pensava fossero pensieri di orgoglio. E levando a Dio un cuore innocente, supplicava pietà della tua serva, Signore. È bellissima vedere questa cosa, cioè se vedere questa cosa, so veramente che era vera sapiente. L'Eterna Vergine ha avuto un solo pensiero sin dall'alba del suo giorno: rivolgere a Dio il suo cuore sin dal mattino della vita e vegliare per il Signore. E in questo la nostra grandissima maestra, c'è una cosa in cui la Madonna è proprio espertissima, per chi lo desidera, è prenderci per mano e insegnarci gradualmente a fare altrettanto, vivere di lui e per lui. Scrisse tempo fa una grande santa, di cui adesso mi sfugge il nome, forse la beata Josefa Menendez, adesso non mi ricordo, mi ricordo la frase: lui vuole solo che viviamo di lui e per lui, perché questa è la vita. Allora, se un tal dono, l'uso della ragione nell'atto di ricevere la grazia santificante che libera dal peccato, fu concesso al Battista, è evidente che con più forte ragione dovette essere concesso alla Regina dei Santi nell'atto di ricevere la grazia che la preservava dal peccato originale. Dono che Maria, a differenza del Battista, continuò, che significa: il Battista ci ha avuto un attimo, diciamo così, no? Un barlume. E in Maria è stata una cosa ininterrotta. Attenzione, a conferma di quello che stavo dicendo prima, il Roschini nota, da buon esperto mariologo, inserisce una nota a questo punto, dove dice: questo privilegio mariano, cioè il fatto che ha avuto da subito l'uso continuato della ragione, è cominciata mai da Dio da subito, è stato ammesso da molti teologi, l'ho già accennato prima in modo timido e quasi di passaggio, poi in modo più vigoroso ed ampio, di modo che una sentenza tale, fin dal secolo XVI, quindi da ben prima di Sant'Alfonso, può dirsi comune. Allora, quando
facciamo un po' di scuola di gradazione del magistero ecclesiastico, no? Quando una dottrina si dice comune, quando quella cosa che si afferma è stata affermata continuativamente da un discreto numero concorde e crescente di teologi, diventa una dottrina comune. Non è detto che sia così, quindi non è né un dogma di fede né un dato del magistero infallibile della Chiesa. Però è una dottrina comune, quindi ha un grado di attendibilità elevata. Tant'è vero che se qualcuno osa dire il contrario di una dottrina comune, non è eretico, perché appunto non è una verità di fede, ma cade in quella che si chiama tecnicamente dottrina temeraria, cioè tu ti prendi il diritto, insomma, ti arroghi, diciamo così, la presunzione di andare contro quello che hanno detto in molti, alcuni anche santi, eppure anche dottori, e tu, da battitore libero, dici: t'hanno capito niente, io dico il contrario. Ecco, quando si configura questa fattispecie su una dottrina appunto detta comune, che è quella che è stata tenuta da più teologi per diverso tempo, in maniera costante, si cade nella dottrina temeraria. Ordinariamente, evidentemente, non è da seguire una dottrina temeraria. Ecco, quindi quando la Chiesa condanna a volte qualche cosa che non funziona, li può definire appunto errori, li può definire eresie, ma li può anche definire dottrine temerarie. Per esempio, una che mi viene in mente adesso è. Adesso non tiriamo su questa cosa qui, tanto per far capire, è il millenarismo in forma mitigata. D'accordo? Non può essere insegnato senza pericolo. Questo è il modo con cui la Chiesa, come dire, definisce queste dottrine. Cioè, non può essere insegnato senza pericolo, perché non solo che è tutto da dimostrare che è così, ma è probabile che non sia così. D'accordo? Perché tu vai contro l'autorità di diverse fonti, insomma, attendibili. Chiusa parentesi di nuovo. Allora, un segno evidente di questa permanenza dell'uso di ragione in Maria, ecco, vedete come si comprende, no? A me questo libro piace tantissimo, a prescindere dall'opinione personale che uno abbia su Maria Valtorta, a parte faccio, cioè, io ho la mia, insomma, no? Ma l'opera che fa Roschini, come dire, incastrando gli scritti di Maria Valtorta dentro come dire, le varie verità dogmatiche e dottrinali che emergono sulla figura della Madonna, è proprio, come dire, il mostrare in maniera evidente il rapporto che c'è tra rivelazione privata e deposito della fede. Cioè, la rivelazione privata non aggiunge nulla a quello che noi già sappiamo, non dice cose, cioè, in tutti questi scritti, in tutto questo testo, non è che gli scritti di Maria Valtorta dicono qualcosa di nuovo rispetto a quello che noi sappiamo a livello mariologico. No. Certo, parlano per esempio del tema della corredenzione, che per quanto mi riguarda non è ancora stato definito, ma io auspico e sono interiormente convinto che verrà il momento in cui questo ci sarà, come è venuto il tempo dell'Immacolata. E come è venuto il tempo dell'Assunzione? I tempi li conosce nostro Signore. Abbiamo sentito domenica scorsa, questo per agganciare questa catechesi al tempo liturgico, domenica scorsa abbiamo sentito che quando Gesù saliva al cielo hanno cominciato a chiedere: ma è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Che cosa ha risposto lo Signore? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. Quindi io non lo posso dimostrare che un giorno la Madonna sarà definita corredentrice. Lo spero, perché ne sono interiormente persuaso, e in questa speranza sono certo che Dio già conosce il tempo. Cioè, nel 1500 la Madonna non era ancora stata definita Immacolata. Abbiamo fatto tante volte questo discorso, no? Quindi, fino a quando non c'è un dogma definito, anche su questa materia, perfettamente lecita, come dire, allo stato attuale, avere un'opinione contraria. Cioè, fino a quando la discussione è anzi, in questi ultimi anni, a dir la verità, ma anche questo me non mi preoccupa per niente, la posizione contraria alla corredenzione è prevalente. D'accordo? È così, e a vari livelli.
A me proprio non mi provo, cioè, so benissimo che, cioè, se questa è una cosa che Dio ha stabilito già il tempo in cui si farà, d'accordo? Cioè, la momentanea prevalenza dei detrattori di questa dottrina sarà rovesciata in un secondo momento, nei tempi che Dio vuole. Ecco, quindi, però, ecco, adesso che cosa fa Eroskine? Adesso dice, vuoi avere una dimostrazione di questa permanenza dell'uso della ragione in Maria anche da piccola piccola, una ragione illuminata dalla grazia già piena di carità, eccoti l'episodio, capisci? Quindi l'episodio è una conferma di una verità che tu però già conosci dalla tradizione teologica, non la prendi dallo scritto. Non sono quisquiglie queste qui, cioè non sono questioni di lana caprina, è molto importante, perché la rivelazione privata, qualunque essa sia, ha sempre diritto di cittadinanza, anche quando venisse da una fonte ufficialmente riconosciuta, di esplicitazione del dato rivelato, non di aggiunta di qualcosa di nuovo. È sempre così dentro la teologia cattolica. Se ti dovesse sembrare che c'è qualcosa di nuovo, so due le cose: o quella cosa puzza un po', oppure non è in realtà qualcosa di proprio nuovo, ma se fai attenzione bene, sta precisando, sviluppando, circostanziando qualche cosa che è già almeno genericamente noto nel patrimonio della rivelazione. Detto questo, un segno evidente di questa permanenza dell'uso di ragione in Maria l'abbiamo in ciò che racconta l'opera valtortiana intorno alla condotta della bimba prima ancora dei 3 anni. Questo è uno dei passaggi più commoventi, a mio avviso, dell'opera. Racconta il Vangelo che un giorno la piccola si portò nel giardinetto domestico coltivato da Gioacchino e colse parecchi fiori di varie specie e poi corse a portarli alla mamma. Cioè, aver avuto questi piccoli spaccati anche della vita di Maria bambina, io penso che sia una cosa bella, d'accordo? Molto bella. Allora, comincia la citazione. Nelle manine la piccola ha papaveri e fiordalisi e altri fioretti che crescono tra i grani, ma dei quali non so il nome. Va e quando è prossima alla madre spicca una breve corsa, gettando una vocina festosa. E va come una tortorina a fermare il suo volo contro i ginocchi materni, che si sono un poco aperti per riceverla. Mentre il lavoro è stato posato lì presso perché là non si ponga, e le braccia sono state tese ad abbracciarla. Mamma, mamma! La tortorina bianca è tutta nel nido delle ginocchia materne, coi piccoli piedi sull'erba corta e la faccina curva sul grembo materno. E non si vede che l'oro pallido dei suoi capellucci sulla nuca sottile che Anna si curva a baciare con amore. Poi la tortorina alza il capino e dà i suoi fioretti, tutti alla mamma, e di ogni fiore dice una storia che si è creata. Guardate, dice: questo così azzurro e grande è una stella che è venuta giù dal cielo per portare il bacio del Signore alla sua mamma. Questa è la fantasia di Maria bambina. Ecco, lo baci lì sul cuore, questo fiorellino celeste, e sentirà che ha sapore di Dio. Dice, quest'altro invece, che è azzurro più pallido, come sono gli occhi del papà, ha scritto sulle foglie che il Signore vuole molto bene al papà perché è buono. E questo piccino piccino, unico trovato, è un miosotis, è quello che il Signore ha fatto per dire a Maria che le vuole bene. Cioè, io adesso non vorrei fare una commistione fra mistiche, no? A me sembra che queste cose qui, che queste parole che stia dicendo Maria Santissima, per chi conosce gli scritti dell'altra grande italiana che è Luisa Piccapita, stia facendo dei giri nel Fiat Creante, quindi decodifica il ti amo che Dio ha detto in questi fiorellini, uno per la mamma, uno per il papà e uno per Maria. Chiusa parentesi, torniamo a Maria Valtorta. E questi rossi, lo sa la mamma che sono?
sono pezzi della veste di re Davide, intrisi del sangue dei nemici di Israele e seminati sui campi di lotta e di vittoria. Sono nati da quei lembi di eroica veste regale stracciata nella lotta per il Signore. Allora, qui sta citando, secondo Samuele, dal capitolo 5 al capitolo 8, adesso troviamo qualche bambino di 2 anni che sia in grado di fare queste citazioni, insomma, no? Dice, invece questo bianco e gentile, che pare fatto di 7 coppe di seta che guardino il cielo, piene di profumi, e che è nato là presso la sorgente, gli ha colto il papà fra le spine, è fatto con la veste che aveva re Salomone, quando nello stesso mese in cui la piccola sua nipote era nata, tanti anni, oh quanti, quanti prima, tanti anni prima, egli nella pompa candida delle sue vesti camminò in mezzo alla moltitudine di Israele davanti all'arca e al tabernacolo e giubilò per una nuvola tornata a circondare la sua gloria e cantò il cantico e la preghiera della sua gioia. Anche qui citazione del primo libro dei Re, capitolo 8, insomma, no? Quindi, i grandi libri della tradizione di Israele, i Ketuvim, gli scritti. Allora poi proseguo. Io voglio essere sempre questo fiore, come questo fiore e come il re saggio, il fiore di Salomone. Io voglio cantare per tutta la vita cantico e preghiera davanti al tabernacolo. Termina la piccola bocca di Maria. Adesso sentite che sentiamo che spettacolo. Sant'Anna le dice: "Mia gioia, ma come le sai queste cose sante? Chi te le dice?" Il padre tuo, lei pensava che Gioacchino gli avesse fatto un po' di storia sacra o di un'altra roba. Dice: "No", risponde lei, candida e innocente, "non so che, chi sia. Mi pare di averle sempre sapute. Ma forse è uno che me le dice e che io non vedo. Forse uno degli angeli che Dio manda a parlare agli uomini che sono buoni." Cioè, ragazzi, l'innocenza, il candore di una bambina, che si ritrova anche lei, insomma, dentro questo patrimonio divino straordinario, e che candidamente, cioè, la madre dice: "Ma che sta succedendo? Cioè, chi gliel'ha detto tutte queste cose a una bambina?" Se l'aveva detto il padre, era figlia unica, erano soltanto loro due. Dice: "No, bellissima, mi pare di averle sempre sapute." Vedete la connessione ininterrotta che la Madonna ha mantenuto. Quella grande connessione che riuscissimo a mantenerla, no? Sarebbe una grande gioia, il filo diretto, insomma, no? Quel vincolo mai spezzato, quindi questa circolazione della grazia e della sapienza divina ininterrottamente viventi nell'anima di Maria, no? C'è qui la piccina palese alla mamma il suo proposito di conservarsi vergine a Dio, subito per darsi tutta solo a lui e per essere la sua ancella, subito dopo questo episodio. Anche qui, antichissima tradizione, cattolicissima, insomma, no? Che la Madonna è stata la prima persona a fare il voto di verginità. La Chiesa celebra questa cosa nella festa del 21 novembre, non nella presentazione di Maria al Tempio, eccetera, eccetera. È degna di rilievo in questo racconto, riprendo la lettura, la risposta data dalla piccina alla domanda di sua madre. Dice: "Come sai queste cose sante? Mi pare", così risponde la piccina, "di averle sempre sapute." Segno evidente che non le aveva mai imparate da alcun essere umano. In forza dell'anticipato uso della ragione, prosegue il testo, la Vergine non solo cooperò in modo meritorio alla propria santificazione, ma fu sempre elevata fin dal primo istante della sua personale esistenza allo stato di unione con Dio. Ecco, qui cita San Giovanni della Croce, se no adesso comunque dirò qualcosa anch'io. È il vero regno dell'amore. Lo Spirito Santo, anima dell'anima sua, si sentì fin dall'inizio pienamente padrone di Maria, ossia ebbe l'anima secondo la volontà del tutto trasformata nella volontà di Dio. Di modo che nella sua volontà non vi fu più nulla di contrario alla volontà di Dio. E questo è ciò che spiega che avviene l'unione con Dio, San Giovanni della Croce, nella salita del Monte Carmelo, e c'è la citazione qui, libro terzo, capitolo secondo, paragrafo 10, e libro undicesimo, capitolo undicesimo, paragrafo secondo. Ciò che per tutti gli altri santi è il vertice, per Maria fu l'inizio. Noi sappiamo che la vita
Se vogliamo diventare santi, e spero che tutti quanti abbiano questa aspirazione, la santità termina nell'unione con Dio. L'unione con Dio, la cui forma, diciamo così, espressiva nel massimo grado è il matrimonio mistico, che è l'ultimo stadio, diciamo così, dell'ascesa mistica in questo mondo. E che per la Madonna non è stata l'ultima, ma è stato il primo. Arrivato a quello stadio, questo vale per la santità ordinaria, è impossibile che nella volontà umana, giunta a questo livello, si muova qualcosa di contrario alla volontà di Dio. Voglia il cielo, chi lo desidera glielo chieda al Signore e poi faccia come Maria, perché vedete, in forza dell'uso anticipato della ragione, ella ha cooperato in modo meritorio alla propria santificazione, cioè quel fiume di grazia avuto non è rimasto inerte, cioè l'opera della nostra santificazione è sempre un'opera congiunta. È chiaro che la grazia all'iniziativa precede, accompagna e compie, cioè noi teniamo sempre presente che, io per far capire questa cosa, cioè, nell'opera della santificazione, anche se noi abbiamo tante cose da fare, ma la proporzione è che 99 li fa la grazia e uno le faccio io, d'accordo? Un po' come la parabola di quello che c'è un talento solo, capito? Basta che ce ne metti due, ma quello ce lo devi mettere. A noi sembra tantissimo. Sant'Ignazio di Loyola dice: guarda, tu fai conto che devi fare tutto da te, sapendo che niente dipende da te. In realtà la parte straordinariamente maggioritaria c'era la divina grazia, però la nostra cooperazione è indispensabile, perché altrimenti santo non ci diventerai mai. E questo per quanto riguarda l'uso anticipato della ragione. Facciamo in tempo sicuramente a vedere anche l'immunità dal fomite della concupiscenza. Il fomite della concupiscenza. Allora, sappiamo bene che il fomite della concupiscenza, come dire, si manifesta in due dimensioni. Primo, il disordine, quindi il non assoggettamento della parte inferiore della nostra anima, cioè il cosiddetto appetito sensitivo. Qui rimando al ciclo di catechesi per chi vuole approfondire dal non senso alla vita di cielo, come proprio venerdì scorso. Abbiamo approfondito proprio questo tipo di discorso, quindi come è fatta l'anima dell'uomo e che cosa appunto si intende con l'appetito sensitivo, cioè questa antropologia e psicologia tradizionale, classica, è indispensabile almeno saperne qualcosa, perché noi dobbiamo capire quello, per quanto possibile, quello che è successo dopo il peccato originale. Allora, la concupiscenza è la rivolta della parte dell'appetito sensitivo, cioè dove si trovano le 11 passioni contro la ragione, e che ci dà, che produce in noi combattimento spirituale, produce in noi quel fatto che San Paolo dice: non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio, e anche la concupiscenza proprio in senso stretto, quindi la concupiscenza come tensione venerea, ecco, che si manifesta dalla pubertà in poi, rimane, come dire, quiescente fino a quando si è bambini o bambine, e poi si manifesta nella pubertà attraverso i fenomeni propri dei maschietti e delle femminucce che tutti conosciamo, non c'è bisogno adesso qui di esplicitarli, no? Tanto per essere un pochino chiari, ecco, che cosa pensiamo noi, per esempio, che ciò che dalla pubertà in poi è normale in tutte le donne, non penso che sia necessario specificare. Era in Maria? Punto interrogativo. Devo rispondere? O è abbastanza già chiaro dal contesto? È una domanda retorica in senso negativo. Sicuramente no. Sicuramente no. Perché c'era l'immunità dal fomite, c'era una natura integra. Se uno vede l'Antico Testamento, la donna, come dire, connessa con il suo stato mensile a tutti noto, così come dopo che aveva partorito, quindi ogni volta che c'era una fuoriuscita di sangue dall'organo genitale femminile, stigmatizzato come
impura, nessuno poteva toccarla, c'erano tutti quanti dei riti di purificazione. Ora è chiaro che questa è una, come dire, esemplificazione religiosa arcaica. Cosa rimane a livello concettuale, che è vero anche oggi, cioè che queste cose sono la spia, è chiaro che una povera donna non c'ha nessuna colpa, ma sono la spia con cui si manifesta la ferita primordiale, che il battesimo toglie il peccato, ma la ferita rimane. E la ferita provoca queste cose. D'accordo? E questo perché? Vediamo anche quando si parla di peccato originale, di preservazione, non è che si va nell'etero, sono cose molto molto concrete. Io non sono una donna, ma da quello che so, insomma, il fenomeno abbastanza fastidioso, ecco, della, come dire, dell'indisposizione mensile, oltre che fastidioso, è un po' mortificante, insomma, umiliante, a volte anche molto molto doloroso, a quanto ne so, insomma. Ecco, quindi può essere questa una cosa che sarebbe esistita in uno stato di natura integra al femminile, punto interrogativo, domande retoriche ovviamente, no? Allora, per il fatto stesso che fu immune dal peccato originale, Maria Santissima fu anche immune, sto leggendo, dal fomite della concupiscenza, che è conseguenza e segno del peccato originale, il quale ha spogliato l'uomo non solo del dono soprannaturale della grazia, ma anche dei doni preternaturali, tra i quali vi è il dono di integrità. Ecco qui il luogo della concupiscenza, ossia l'assoggettamento dell'appetito sensitivo, delle passioni ribelli alla ragione. Tra parentesi, approfondiremo queste cose dopodomani, se Dio vuole, la prossima puntata del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, dove proprio dopo aver descritto l'uomo così com'è, come è stato pensato, lo step successivo è vedere come era nello stato di natura integra e come è poi nello stato di natura decaduta. Qui c'è qualcosa, insomma, c'è un po' un prequel, un piccolo antipasto. Conseguentemente, la vita del cristiano è una lotta continua tra la carne e lo spirito, i quali sono come due piatti della bilancia. Quanto più si innalza l'uno, tanto più si abbassa l'altro. Dice San Paolo. Sappiamo tutti quanti, la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito desideri contrari alla carne. Queste cose si fanno la guerra a vicenda, per cui voi non fate quello che vorreste. Questo è San Paolo, citato a memoria. Allora, l'uomo attuale ha scritto sotto ispirazione la nostra veggente, non è il risultato, attenzione, di un'evoluzione ascendentale. Questo è un punto capitale, questo qui. Ma è il doloroso risultato di un'evoluzione discendentale, cioè che continuano a propinarci oggi. Ti do anche oggi un intervento che lasciamo perdere, omini, cioè lo schema mentale a cui siamo stati abituati fin da scuola è questo qui, che l'uomo. Ci sono stati scimmi, scimmioni e scimmioncelli gradualmente evoluti fino a poi arrivare alla razza umana. Adesso non entriamo nel merito di questa cosa qui, no? Ma lo schema qual è? Cioè si passa dal meno perfetto al perfetto, quindi c'è una curva ascendente, quindi dallo scimmione alla persona, insomma, che, anche se alcuni sono un po' rudi, un po' grezzi, non dovrebbe più essere troppo scimmione, ma dovrebbe appunto essere un uomo. Siamo sicuri che andrà così? Ah, i presunti scienziati di oggi sono sicurissimi al 100%, danno queste cose come cose assolutamente più certe dei più ferrei dogmi di fede, d'accordo? E dei più forti postulati scientifici. La rivelazione, a prescindere dagli scritti di Maria Valtorta, nel libro della Genesi, non dice assolutamente questo. Adesso non è che Maria Valtorta non ci credo, lasciala perdere allora. Il libro della Genesi parla di una creazione perfetta, 7 giorni, che ha al suo vertice nell'uomo, creato perfetto, in perfetto ordine, in perfetta armonia con la sua sposa,
che da un certo punto in poi combina un guaio, dopodiché comincia una curva discendente, ma talmente discendente, che arriviamo al capitolo del Diluvio Universale, dove Dio dice in forma antropomorfica: mi pento di aver creato l'uomo. E tocca fare un azzeramento universale col diluvio. Quindi tiriamo fuori come dire, un esemplare di ogni creatura, ma il resto cerchiamo di mettere un attimo a tacere, perché qua c'è un ammorbamento che non se ne può più. Questo è quello che presenta il libro della Genesi. Leggende, favole, storielle, tali come dire, da accaparrare l'attenzione di gente ignorante che ancora non conosceva la scienza. Queste sono provocazioni per noi credenti, eh? Per tutti. A chi diamo retta? Siamo sicuri? Qui attenzione, io vorrei sempre. Noi oggi abbiamo questa tendenza, è una tendenza che non va bene. È una tendenza che non va bene. Cioè, la gente è ignorante in tema di fede, ma sta sempre con due orecchie aperte, spalancate. Scusatemi, a impapocchiarsi, a bere tutto quello che gli viene propinato dai mezzi moderni di comunicazione, dai super dottoroni da adesso, dai super politici da adesso, dai super scienziati da adesso, dico. Per carità, non vogliamo, cioè, siamo sicuri che, cioè, si possa dare questo credito assoluto, inconfutabile. Siamo proprio sicuri che tutto quello che ci viene presentato come sicuro, come certo, come scientifico, come provato, tutto sia così? Io personalmente, poi ognuno è libero di evidentemente di relazionarsi come crede, non per fare il bastian contrario, insomma, ma alla luce di buone motivazioni elaborate, qualche dubbio ce l'ho. Allora, per tutti quanti noi è fondamentale, io vi prego, figlioli miei cari, ecco, cioè i battezzati non possono essere ignoranti, mi perdonate, sono proprio ignoranti fino all'inverosimile, no? Per quanto riguarda le materie di fede, e prendere per oro colato tutto quello che gli arriva dagli ambienti, diciamo così, mondani, laici, chiamiamoli come vogliamo, così, fru, senza avere, come dire, un minimo di spirito critico. Cioè, noi dobbiamo fare attenzione. Non possiamo, cioè, prima di dire sì, che calma. Cioè, io personalmente sono e continuo a essere convinto. Io le cose a cui dico sì senza nessun dubbio sono le cose che certamente, quindi i dogmi, che vengono dalla fede divina e cattolica. Lì non capisco, non fa niente. Quello non ci piove. Ma io su tutto il resto dico, ti ascolto, d'accordo? Ascolto, prendo per buono, d'accordo? Ma poi verifico. Ancora di più quando una cosa comincia a sembrare un pochino strana, non mi convince del tutto, oppure quando una cosa sembra in qualche modo contraddire quello che viene dalla fede. Io non lo so, con molta umiltà, nel rispetto di chi la pensa diversamente, per carità, io sono proprio un cultore della libertà personale, quindi chi mi conosce lo sa, e sono allergico proprio in maniera viscerale, diciamo così, a ogni aggressione della sfera della libertà personale, che è sacrosantissima, d'accordo? Quindi, nel rispetto, io però credo che questa prospettiva sia da tenere in considerazione. Credo. Quindi, la prospettiva biblica di per sé, è il contrario di quella che viene oggi, come dire, comunemente, a quanto pare, propinata e prodotta da scienza o pseudoscienza ai posteri lardua sentenza. È uscita pure la rima non voluta. Ecco, quindi,
Allora, quello che ci dice non solo Maria Valtorta, che se ci dice Maria Valtorta, cioè, se tu dici Maria Valtorta, ma chi le conosce? Non sa manco canonizzata, cioè, ancora stiamo rimessi così. È un'autrice contestata, chiacchierata, insomma, no? C'è chi dice che è tutto uno schifo, che è tutto quanto. Cioè, quindi, no, ma cioè, Maria Valtorta non fa altro che, come dire, anche su questo, riprendere l'impostazione genesiaca. E che cosa dice? Dice che l'uomo attuale, e riprendo la citazione, non è il risultato di un'evoluzione ascendentale, ma discendentale, in quanto la colpa di Adamo, che viene dopo la perfezione della creazione, ha per sempre leso la perfezione fisico-morale e spirituale dell'uomo originale. Noi siamo lesi nel fisico, nella parte morale, nella parte spirituale, irreversibilmente, eh? Noi possiamo diventare pure santi canonizzati, d'accordo? Ma noi andremo tutti quanti al cimitero, eh? Andremo tutti quanti al cimitero, tu ancora sicuro? La debolezza ce l'avremo comunque. Le debolezze, come dire, intrinseche, costitutive della nostra condizione mortale, di viatori sulla terra. Tanto l'ha lesa questa condizione, riprendo la lettura, che neppure la passione di Gesù Cristo, pur restituendo la vita della grazia a tutti i battezzati, ma non annulla tutti i residui della colpa, le cicatrici della grande ferita, ossia quei fomiti che sono la rovina di coloro che non amano o amano poco Dio, e il tormento dei giusti, che vorrebbero non avere neppure il pensiero più fugace attirato dalle voci dei fomiti. Pensiamo a San Francesco e a San Benedetto, non so chi conosce la storia, cioè, i santi del carico di San Francesco e di San Benedetto, che non vorrei scandalizzare nessuno, perché questa storia su Nova, a Subiaco, a Assisi, la raccontano, che, come dire, accesi dalle reazioni che i maschietti dovrebbero conoscere, i maschietti, da dopo che diventano maschietti, che non sono più bambini, possono avere delle reazioni, non vorrei qualificarle, che non dipendono dal fatto che si mettano a pensare qualche cosa di chissà che. A un certo punto la natura impazzita entra in stato di fibrillazione, tu magari stai pure a pensare tutt'altro e tu ti ritrovi tutto puro, tutto santo come sei, intento al Signore che ti ritrovi, come dire, in pericolo di punto. Sapete che hanno fatto San Francesco e San Benedetto? Si sono buttati, si sono rotolati dentro un rovetto di spine che sono diventati poi roseti. Basta andare alla Porziuncola e a Subiaco si troveranno dei roseti e qualunque guida ti dirà: lì c'erano delle spine. San Benedetto e San Francesco, tentati di impurità, non riuscendo a dominare gli ardori della carne impazzita, si sono buttati dentro le spine. Questo perché nessuno le sente. Immagino, ma San Francesco, come faceva San Francesco a avere? Perché San Francesco, perché cioè, chi è un maschietto lo sa, cioè non è detto che questa cosa, come dire, richieda necessariamente una provocazione. La natura è impazzita. Quando San Paolo scrive nella lettera ai Corinzi, mi è stato messo una spina nella carne, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Oggi gli esegeti hanno riserve sull'interpretazione classica, ma se uno legge Sant'Agostino, cos'era la spina nella carne? La stessa cosa che è successa a San Francesco e a San Domenico. C'è stato un periodo in cui la natura di San Paolo, così pieno di zelo e d'amore prezioso, è impazzita. E lui dice: ma a me, a un santo, dà enormemente fastidio questa cosa. Enormemente. Tanto è vero che, cioè, se si potesse porre rimedio, uno lo porrebbe, no? Ma non si può. Se non ci mette le mani il nostro Signore che spegne l'acqua, che spegne il fuoco, non si può. I rimedi umani non si possono trattare. C'è stato qualche cristiano nel corso della storia della Chiesa, anche eccellente, non voglio fare il nome per ragioni di carità, ma credetemi, che quando Gesù ha detto altri si fanno eunuchi per il regno dei cieli, per evitare di sentire questi stimoli, vi lascio immaginare che cosa ha fatto, insomma, no? Ha tolto il problema, perché c'è un modo per togliere il problema. Ma non si può, non si può fare. Quindi,
E quindi te lo tieni il problema e combatti, e se è necessario fare queste cose estreme, cioè per carità, non è che sono molto molto comuni, i santi hanno fatto pure questo, ecco, per dire, no? Quindi questo per dire che la passione di Gesù ha restituito la vita della grazia ai battezzati, ma non ha nulla residuo della colpa, le cicatrici della grande ferita, oppure... Ossia quei fomiti che sono la rovina di coloro che non amano o poco amano Dio e il tormento dei giusti, in questo senso il tormento dei giusti, che vorrebbero non avere neppure il pensiero più fugace attirato dalle voci dei fomiti e che lottano per tutta la vita l'eroica battaglia pur di rimanere fedeli al Signore. Allora, la Vergine Santissima durante tutta la sua vita, a differenza di tutti gli altri discendenti di Adamo, mai fu minimamente tormentata dallo stimolo della carne. Stimulus carnis. Galati 5, 16, 25, che tanto tormentò l'Apostolo Paolo. Fatto che ho citato prima, non era lettera ai Corinzi, ma la lettera ai Galati. Nella Vergine, dice Gesù alla Valtorta, non vi è questo segno, attenzione, di disciolto coniugio con la colpa. La sua anima appare bella e intatta come quando il Padre la pensò, adunando in lei tutte le grazie. È la Vergine, è l'unica, è la perfetta, è la completa, pensata tale, generata tale, rimasta tale, incoronata tale, eternamente tale. Ecco la rivincita del Dio Trineduno. Contro le creature profanate tutte, egli alza questa stella di perfezione. In lei è l'ignoranza dei fomiti. Eredità del peccato. Altrove leggiamo: mi ero consacrata a Dio dalla prima età, perché la luce dell'Altissimo, attenzione, mi aveva illuminato la causa del male del mondo. Qui si fa riferimento a ciò che si afferma negli scritti di Maria Valtorta, cioè che i fomiti della concupiscenza non solo hanno a che fare con le conseguenze del peccato originale, ma sono stato il contenuto del peccato originale. Anche questa, che sembra una cosa singolare, due cose bisogna dire. Primo, che si tratta dell'esplicitazione concreta di ciò in cui avrebbe potuto consistere il peccato originale. E secondo, cosa che non molti sanno, è stata posizione ampiamente tenuta da numerosi padri della Chiesa e anche di alto calibro fino all'ottavo secolo del primo millennio. Cosa fu la carne per Maria? Andiamo a concludere. Velo d'acqua sullo spirito trionfante, carezza di vento sullo spirito re, cristallo che isola lo spirito Signore e non lo corrompe, impulso che solleva e non peso che opprime. Come per i risorti. Questo fu la carne per noi, dice Gesù. Per Maria e per Gesù, meno pesante e sensibile di una veste di lino, lieve sostanza fra il mondo e lo splendore dell'Io sovrumanato, mezzo per operare ciò che Dio voleva, nient'altro. Voglia il cielo che tale possa diventare anche per noi. Sublime il modo con cui la Vergine stessa manifesta ad una giovane mondana convertita, questo l'abbiamo letto questo passaggio ampiamente in più di qualche catechesi fa, bisogna andare a scorrere il ciclo, questa è la puntata numero 58, quindi sono stato un bel po'. Aglae, quando le dice credi tu, dice alla giovane per incoraggiarla a perseverare, che sia puro solo chi non ha conosciuto il senso, credi tu che l'anima non possa tornare mai più vergine bella, o figlia, ma fra la mia purezza, che è tutta grazia del Signore, la tua eroica ascesa a ritroso verso la vetta della tua purezza perduta, credi che è più grande la tua, tu la costruisci contro il senso, il bisogno e l'abitudine, per me è la dote naturale come il respiro. Tu devi stroncare il pensiero, gli affetti, la carne per non ricordare, per non appetire, per non secondare. Io, può mai una creaturina di poche ore desiderare la carne? E ne ha merito di non farlo. Così io non so che sia questa tragica fame che ha fatto dell'umanità una vittima. Io non so altro che la santissima fame di Dio, ma tu questa non la conoscevi e da te l'hai appresa. Che in mezzo a tutto questo mare di letame in cui stiamo purtroppo navigando in questi nostri sciagurati tempi, possa la Madonna aiutare a spegnere i fuochi della fame che
tragica che ha fatto dell'umanità una vittima e riscoprire un po' di santissima fame di Dio per il bene e la felicità di tutti. Ci vediamo, se Dio vuole, alla prossima puntata. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga e a presto. Ave Maria.